Che bello, un ghiaccio dentro. Ho messo il riscaldamento quasi al massimo. Me ne sto sotto il piumone ancora una mezz'oretta. Così mi alzo che è tutto bello caldo. E il ghiaccio si sarà sciolto, spero. Questa è solo la condensa che creo respirando. Per fortuna, vuol dire che respiro ancora. Dai, sole, vieni fuori. Non mi sono andato a imboscare troppo perché ho trovato neve ovunque e poi C'era anche un po' di nebbiolina. hai visto che prima di arrivare qua ho tentato di andare sul colle, ma ho trovato nebbia e neve. Poi stavo andando a Sestriere e ho visto Prali e mi sono buttato qua su. Sono nel parcheggio davanti agli impianti. Ho gli sci dietro, ma ho tutti altri programmi. Mo me ne sto ancora al calduccio. E quando qua dentro i pinguini se ne saranno andati, comincerà la mia giornata. 18 gradi, bisogna toglierne 5, 13 gradi, non male. Potrei anche alzarmi a fare colazione. Sembra che il sole stia arrivando. Che temperatura abbiamo in casa? 15 gradi 3, esterna meno 0,9. Minima di stanotte esterna meno 4,4. Minima di stanotte interna 4 gradi. E sotto il piumone si stava divinamente. Dai, sole, vieni su, che abbiamo bisogno di te. Buongiorno e buona colazione. Giornata fantastica. Ho lavato tutto, adesso preparo per muovermi di qua. Voglio fare un salto adesso che c'è luce. In fondo alla strada dove sono stato ieri sera, ma non ho azzardato a infilarmi nel bosco perché è pieno di neve e bisogna montare le catene molto prima. Domani mi raggiungerà parte della tribù, arriveranno Solange e Stefano e Elisa di Eli Stefan Love. Non abbiamo nessuna pretesa di andare in posti particolari o chissà che cosa, a meno che tutti quanti d'accordo si abbia una gran voglia di piantarsi. Io mi pianto sempre volentieri, no problem. Boh. Faccio un saltino su a pulire i pannelli per bene, anche se stanno caricando 7 ampere ora. La batteria è 13,6, super litio con piombo acido AGM, impianto ibrido Piura. 100%, 13,5, 13,6, ma chi m'ammazza? Ho spento anche il riscaldamento perché dentro 24 gradi e fuori ce ne sono 6 e mezzo. Situazione qua fuori. Wow! Ho questa posizione spettacolare perché il sole sorge lì e tramonta là. Lì ci sono delle nuvole in movimento, ma non preoccupanti.
Siamo in montagna. Lassù c'è un po' di bufera. Che spettacolo. Finisco di fare le ultime cose e poi si parte. Ok, qui ho chiuso tutto. Mettiamo in moto Oswald. Tutto sommato erano belli puliti. Anche un po' di venticello. Questa non è percorribile, ci sono solo impronte di gente che va a spasso, non mi sembra il caso di rovinare la passeggiata. Ieri sera sono arrivato fin qua, sono poi andato lungo quel ponte, salito su di là, c'è un paesello dove c'era un locale disabitato, ma non si capisce bene. Ora mi dirigo verso un altro posticino dove potremmo trovarci con la tribù, ad ficcare il naso, approfittando che il sole è ancora alto, più o meno. Qua finisce la strada, c'è un tracciato non battuto che arriva là, quello steccato, e poi è proprio solo un sentiero. Mo' torno indietro e vado a vedere là, in riva al fiume. Tempo, spettacolo. Com'è il fondo qua? Minchia, sei compatto. Pensavo di sprofondare qua. No, ci sono già delle tracce. Probabilmente se mi incanalo in quelle lì non mi pianto. E poi escono là. Sento fuori uscendo dalle tracce, visto che è così duro, ci si rischia di piantare.
c'è un ponticello. Non ci sono cazzi, cioè si sprofonda. Osvaldo, ti faccio 4x4, ma che si ammatti. Qui contenuto, sì, pazzesco. Non ho voglia di montare anche quelle anteriori, non è problema di direzionalità. Mi piazzo qua allora. Porcaccia la miseria, oh. Si sprofonda solo. Sì, si sprofonda solo. Mi sa che è bene che me ne esca il più velocemente possibile, sempre che ce la faccia. Io devo dare un po' di fucilate. Porcaccia miseria. Devo capire se andare avanti o andare indietro. Thank you.
cazzi, qua stanno saltando anche le catene. Ho provato in retro perché ho detto magari in retro ne esco, perché equivale poi ad avere un trazione anteriore, ma niente, in retro non ce n'è. L'unica è sfondare in avanti, approfittando del fatto che il muso mi galleggia un po' rispetto al culo. Che puttana! Ok, dai. E adesso ho fatto questa strada qua e l'unica è uscire e andare in avanti e guadagnarsi quel punto là di uscita, che farò su e giù fino a quando non ne esco. Tanto ne esco, perché io e Svaldino ne usciamo sempre. Ce n'è di strada da fare, eh? Dai. No, vabbè, sto male.
Porca puttana! Porca puttana! Non ho più la frizione, eh! Porca puttana! Porca puttana! E dai, ridai! Minchia! Osvaldo! Porca puttana! Porca puttana! Oh. Osvaldo, sei numero uno, ma chi t'ammazzo, Osvaldo? Io ti adoro! Porca troia! Mentre c'ero potevo fare la scritta Osvaldo. Porca puttana! Ma lo voglio vedere, uno di quei camper nuovi a piantarsi e venire fuori di potenza. Così, mitiche catene. Minchia Osvaldo. Porca puttana, Osvald! Porca puttana! Basta dire porca puttana, è la cosa più intelligente che mi viene da dire in questo momento. Wow! Ho fatto un attimo di pausa, ho fatto il rabocchino olio, ho controllato un po' tutto, non ha fatto una piega, l'invincibile. E mo scendo e vado verso... Ma in realtà non lo so dove vado. Vamos!